Il comune di Vinci sorge a circa 50 km da Firenze. Il borgo ha avuto l'onore di dare i natali a Leonardo, il genio del Rinascimento, che nacque poco distante da qui, ad Anchiano, il 15 aprile del 1452. Le origini di Vinci risalgono al Medioevo, periodo nel quale l'area dove oggi si trova il borgo era governata dai Conti Guidi. È proprio a loro che si deve l'edificazione della fortezza che oggi maggiormente delinea il profilo di Vinci, il Castello dei Conti Guidi, noto anche come il Castello della Nave. Il castello ospita oggi il Museo Leonardiano, una delle collezioni più ampie al mondo, incentrate attorno al genio toscano. Sempre all'interno del castello si trova anche la Biblioteca Leonardiana, importante centro di documentazione che rappresenta un punto di riferimento essenziale per tutti gli studiosi della grande mente italiana. Riproduzioni di disegni, manoscritti e opere di Leonardo sono infatti consultabili qui, per restare a bocca aperta di fronte al genio sconfinato che lo condusse a intuizioni senza tempo su un'infinità di ambiti dello scibile umano. Dalla terrazza è inoltre possibile godere di una vista magnifica sulle campagne che circondano Vinci e che furono spesso immortalate nelle stesse raffigurazioni di Leonardo. Un altro punto di interesse è Piazza dei Guidi, un'area urbana originale progettata dall'artista Mimmo Paladino, il quale, sempre rifacendosi ai lavori di Leonardo, ha creato uno spazio inusuale in cui le pavimentazioni raffigurano alcuni dei disegni dell'inventore. La casa in cui Leonardo nacque nel XV secolo e visse i primi anni della sua vita si trova invece nella vicina frazione di Anchiano, a circa 3 km dal centro di Vinci. La casa si può raggiungere in auto o attraverso la cosiddetta Strada Verde, un sentiero che collega con un tragitto percorribile in circa mezz'ora Vinci ed Anchiano, tra oliveti e vigneti che ancora oggi caratterizzano il panorama di Vinci. La vecchia casa dell'artista, inventore e scienziato toscano è una costruzione colonica ancora circondata dal verde. Ospita alcuni degli arredi originali dell'abitazione, oltre che riproduzioni di alcune delle più importanti opere leonardesche e moderni elementi multimediali, ripercorrendo la storia di pensieri del personaggio che il mondo intero guarda con ammirazione.